Vitiello, direttore di Milan News. Antonio, ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ciao Antonio, stiamo parlando ovviamente di allenatore. Prima di chiederti se c'è una sorta di terzo incomodo, il Milan secondo te si limita al Portogallo per il prossimo allenatore, cioè con Sessão, Fonseca e viceversa? Secondo me no, nel senso che probabilmente sono in queste indiscrezioni che escono di più dal Portogallo, perché sai bene che molte volte le notizie escono dagli entourage degli allenatori, no? Vedi Lopetegui. Però secondo me il Milan sta lavorando anche su altri allenatori che probabilmente al momento, per un motivo o per un altro, ci risultano meno caldi rispetto a Fonseca e Conceição, ma io credo che ci sono anche altri nomi, anche perché da quello che ho capito in sede a casa mia non tutti sono poi così allineati sul nome di Conceição, per esempio. Inoltre c'è da capire in queste ore, tra oggi, domani, cosa succederà tra l'allenatore portoghese e il Porto dopo l'elezione di Villas-Boas. Insomma, anche lì da capire a livello economico se poi si riesce a trovare una quadra. Però è certo che Conceição, dal punto di vista del consenso, noi che comunque abbiamo un po' il polso dei tifosi, mi sembra di capire che sia un po' più gradito rispetto ad altri nomi come Lopetegui, come Fonseca. È chiaro che il sogno del tifoso del Milan è Antonio Conte, però finché non c'è un contatto reale con l'allenatore pugliese, parliamo solamente di un desiderio da parte dei tifosi, perché poi concretamente ad oggi non c'è un contatto ufficiale con Antonio Conte. E a me dispiace, perché comunque secondo me dovrebbe essere il prossimo allenatore del Milan, nel senso che mi piacerebbe vederlo sulla panchina del Milan. Quindi i nomi che stiamo facendo sono tutti giusti, è probabile però che ce ne siano ancora altri, e quindi ora bisogna un attimo capire se usciranno fuori oppure sarà brava la dirigenza a tenerli nascosti fino all'ultimo. Da quello che ho capito, l'annuncio non arriverà prima della fine del campionato, quindi ufficialmente si aspetterà il termine della stagione per salutare Stefano Pioli, capire anche come sarà la separazione con Stefano Pioli, se con un esonero o con una risoluzione consensuale, quindi anche dal punto di vista economico capire come sarà la separazione con Pioli, e poi dopo verrà annunciato il nuovo allenatore. Antonio, hai detto che ci sono forse anche più piste che ancora non sono uscite, che non trapelano oltre i due portoghesi. Ci sono invece secondo te degli allenatori che dobbiamo escludere, cioè magari, che ne so, Lopetegui su tutti dopo quello che è successo anche con la curva? Sì, Lopetegui ormai lo abbiamo escluso dopo quello che è successo con la curva, ma in generale mi sembra di capire che ormai sia depennato anche dalla lista del Milan, anzi da quello che so lui ci è rimasto proprio malissimo, perché pensava davvero di poter allenare il Milan, cioè anche dal suo entourage filtrava grandissimo ottimismo. Poi nei giorni passati anche noi ci siamo messi in contatto con chi gestisce Lopetegui ed erano proprio convinti di venire al Milan ad allenare il Milan. Quindi lui ora credo che sia in trattativa avanzata con il West Ham, quindi lo depenniamo. Poi ritorniamo al suo discorso di quelle indicazioni che ci avevano comunque fornito diciamo qualche settimana fa, cioè un allenatore di caratura internazionale, quindi che abbia un po' di esperienza in Europa e che abbia magari una sua storia in Europa, ecco perché si guarda spesso all'estero. Io sinceramente, questa è una mia sensazione, per carità, una porticina ancora aperta la lascerei per Thiago Motta, perché, e mettiamo caso che Massimiliano Allegri resta alla Juve per un motivo o per un altro, soprattutto a livello economico, poi cosa succede con Thiago Motta? Quindi vediamo, ecco, non sto dicendo che Thiago Motta è il nome del Milan, però ecco, finché non vedo che la Juve si libera dell'ingaggio pesantissimo di Allegri,
Thiago Motta non firma con la Juve, io una piccola speranza, ecco, per l'arrivo dell'allenatore del Bologna la lascerei ancora. Ti faccio un'ultima domanda, Antonio, molto, diciamo così, patriottica, nel senso, pensi che non ci siano chance invece per allenatori italiani, cioè i vari De Zerbi, Sarri, Gasperini e compagnia? Allora, su De Zerbi qualcosa c'è stato, ma da quello che abbiamo capito la clausola è un vero problema, perché comunque lì tu andresti proprio a comprare l'allenatore spendendo 14 milioni di euro e non è proprio una cosa semplice, al di là delle dichiarazioni che ha fatto De Zerbi recentemente di voler rimanere a Brighton, secondo me se arriva il Milan lui verrebbe di corsa a Milano, però c'è questo problema della clausola. Sarri è stato proposto insieme anche a Vincenzo Italiano al Milan, perché comunque vengono gestiti dallo stesso agente, e non abbiamo, cioè, da quello che abbiamo capito non scaldano tanto questi nomi, anche se poi Sarri, andando a vedere il suo curriculum, comunque c'è uno scudetto vinto con la Juve, una Europa League col Chelsea, un secondo posto col Napoli, un secondo posto con la Lazio, male proprio non ha fatto, però probabilmente, ecco, ha dei modi che probabilmente non si addicono alla panchina del Milan, no? Però è comunque un allenatore d'esperienza. Sono stati entrambi proposti al Milan, lui e Vincenzo Italiano, però tenderei ad escluderli perché hanno sempre detto che non vanno su allenatori italiani, quindi questo è un po' il motivo. Poi se cambiano idea, cambiano strategia, e allora poi tutto ritorna in ballo. Antonio, grazie come sempre, ci ritroviamo presto, perché di questa situazione finita parlerà ancora. Buon pomeriggio, alla prossima. Grazie, ciao Antonio. Salutiamo Antonio Vitiello.